Siamo all'interno del carcere abbandonato. E quello che doveva essere il carcere mandamentale di Revere. Che è stato costruito in che anni? Allora, c'era, essendo sede di pretura, il comune di Revere aveva anche un carcere mandamentale. Era in centro, era fatiscente, era distrutto praticamente. Nel 1988 il Ministero di Grazia e Giustizia decide di costruirne uno fuori naturalmente dal paese, perché era in centro paese. E i lavori sono andati avanti fino a circa il 2000, con degli alti e bassi, un po' si fermavano, poi iniziavano, poi ripartivano, eccetera. C'è un documento, ripeto, che dice che è arrivato nel 2000, che dice che comunque avrebbe continuato il suo iter fino a diventare quello che era, una casa circondariale. Poi in realtà sembra che per la depenalizzazione dei reati per cui era stato costruito, eccetera, non è più andato avanti assolutamente. I miei predecessori giustamente più di una volta sono andati a Roma al Ministero a chiedere di poter avere in dotazione la struttura per non lasciarla cattedrale nel deserto, non hanno mai ottenuto niente, se non nel 2011 quando noi appunto ci siamo insediati con il nostro primo mandato, e che è arrivato un documento che dice che da quel momento, quindi dal luglio 2011, la struttura era a pertinenza del comune di Revere, in disponibilità del comune di Revere. Quanti soldi è costato questo? Circa 5 miliardi delle vecchie lire. E da allora in abbandono? Da allora in abbandono, furti, e poi c'è anche la fatiscenza, perché naturalmente essendo tutto aperto, controsoffittature cadute, e si vedono qui. E quindi possibili rinascite? Quando noi riceviamo telefonate o comunque da qualcuno che ci chiede di poterlo visitare per poterci fare qualcosa, si è sempre disponibile naturalmente farlo vedere piuttosto che lasciarlo in queste condizioni. Qualche anno fa addirittura un signore che addestrava cani da ricerca ci ha chiesto di poter entrare, ragazzi che facevano il soft air anche per poterlo magari manutentare, tenere un po' pulito dalle erbe e quant'altro, intanto che loro facevano il loro sport, però non avendo mai avuto l'agibilità non ci fidiamo a mandare dentro delle persone. Potrebbe diventare qualcosa di utile nel momento in cui un ente, un'associazione, una cooperativa potesse essere interessato, potremmo definire di dargli 20-30 anni di diritto di superficie, però lo devono poi gestire loro come naturalmente e sistemare secondo le loro necessità. Quindi al momento interessamenti da parte di qualche società? Interessamenti particolari non ne abbiamo, se non qualche abboccamento con uno o con l'altro, che noi abbiamo mandato anche a parlare con il piano di zona per dire provate a sentire in base a quello che voi proponete le necessità del territorio. Mi sembra ovvio, insomma, cioè non possiamo mica dire sì, venite a impiantare, non so, una fabbrica di coca. Non mi sembra proprio. Comunque è una responsabilità. È anche una responsabilità e poi lo Stato ha costruito questo. Potrebbe anche essere che ti arriva la tegola, magari della sicurezza, qualcuno che si fa male entrando, la colpa è di tutto e di più. Purtroppo siamo noi responsabili, perché è nostro, a oggi è nostro. Questa è opera dei vari furti che si sono succeduti, per portare via, ripeto, un pezzettino di rame di 10 cm, creavano dei buchi di questo tipo, che poi insomma... Questo e anche quello lì. Un altro, la uguale, comunque ce ne hanno serie, hanno fatto così un po' dappertutto. Niente, sì, questa è disintegrata. È una scala che appunto, cioè, purtroppo per portare giù i radiatori pesantissimi hanno rotto tutti i marmi, come si può notare. In più, per portare via una parte in ferro è stata sbullonata, è stato tolto completamente un gradino che poi lo si vede da giù, quindi è anche inaccessibile. Nonostante anche i costi, perché se pensate, guardate ferro che c'era per tenerlo su, cioè,